Siete riusciti a entrare? Siete riusciti a entrare? Siete riusciti a entrare? La cerimonia sta per cominciare. Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Avanpop, Carlo Chicco in voce per RKO in diretta dal Teatro Kismet, una puntata, l'ultima della settimana, ricca di novità, perché tra pochissimo parleremo con Tobia Lamare del suo nuovo album, avremo un gradito ospite in studio, però non vi svelo subito chi è. E poi stiamo per lanciare un'iniziativa molto interessante attraverso lo Ziget Festival. Ho già postato pochi secondi fa la notizia sulla nostra pagina www.rkponer.com, è molto interessante anche e soprattutto per i collezionisti, ma ve lo spiego tra pochissimo. Mountains.
Radio. Tutto quello che sto facendo è davvero utile? Me lo chiedo ogni mattina quando metto il piede giù. Da quale sensazione scappi da quella sera non lo so. So solo che il parcheggio è pieno e tu non ci sei più. Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente. Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente. Riesco benissimo a stare da solo, il futuro è una stanza senza desiderio. Non lasciare domande in sospeso, non lasciare il computer acceso. È arrivato il momento di vedere senza gli occhi. Siamo la generazione dei mi piace, dei condividi per soldi. Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente. Che differenza fa? Se mi sposti traguardi più in là, io faccio sempre tutto da solo, tutto da solo, tutto da solo. Sono l'amante, sono una storia, una canzone che canti a memoria, il pagliaccio che chiami di turno, quel pensiero che ti gira intorno, il ciao prima di partire, l'attore che sbaglia il finale. Desideriamo migliaia di mondi, ma poi ci amiamo sempre sullo stesso. Credi di cambiare il mondo e invece qui non cambia niente. Che differenza fa se mi sposti traguardi più faccio sempre tutto da solo,
E sono molto contento di avere in studio qui con me oggi Molla, come stai? Ma sto benissimo, era da un bel po' che non facevamo una... È vero, tanto tempo. Sì, 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 una bella chiacchierata musicale. Siamo incrociati su web, ma anche perché appunto, come dicevamo poco fa, microfoni spetti, ti stiamo suonando. Vi ringrazio. Sono molto contento. Vi ringrazio. Allora, prima di tutto come stai? Io sto benissimo, è un bellissimo periodo, lo sai che un po' la vita di noi musicisti è sempre alti e bassi, certo. Questo è un periodo molto up, quindi sia familiare sia musicale, quindi sono veramente messo bene. Ok, io sono molto contento per te, poi noi, allora diciamo agli ascoltatori, noi capita che vivendo nello stesso quartiere, ci incrociamo spesso e volentieri a fare la spesa come persone normali. Sì, sì, magari uno si pensa la sera lo spritz, invece no, proprio tutte e due con le buste. Scusami Carlo, sto scappando. Esatto, va bene, dai, parliamo di questo nuovo percorso, nuovi pezzi, ti sento rinvigorito. Sì, sì, sono bello carico. Sì, rinvigorito mi piace, è perché ogni volta è un gradino in più il mio percorso, che definisco un percorso porta a porta, in cui ogni giorno vado a costruire qualcosa, vado a conoscere delle persone nuove, sia durante i live che faccio, ma anche come produzioni. Mi dicevi mentre passava questa canzone, che vi ringrazio di aver passato, che si intitola Tutto, che il suono, mi dicevi che era bello, sì, bello potente. Infatti sto lavorando con produttori di tutto rispetto. Questo brano l'ha prodotto Simone Sproccati, che per farti dei nomi, Comacose, Salmo, Aiello adesso, quindi veramente gente che sa fare. Sì, tra l'altro tra pochissimo parliamo anche di Super Pizza, e invece una cosa che mi sta colpendo tanto, ogni volta che apro appunto il web ti trovo un po' dappertutto in giro per l'Italia e non ti fermi mai. No, mai. Infatti anche qua, adesso che ho una bellissima bimba, comunque no, non mi fermo mai, anzi sono sempre più in giro. Ho finito proprio adesso un mini tour di Firenze, Arezzo, sono stata a Firenze ad Arezzo, e poi c'è stato questo premio di André, sono molto contento di questo premio. Ho fatto la semifinale a Roma e mi hanno comunicato proprio 2 giorni fa che sono in finale, e quindi sono strafelice. Grande. Di questa notizia che ti do in, così in esclusiva in radio, e andrò all'Auditorium Parco della Musica a gennaio, quindi veramente il mio cuore esplode. Bellissimo, bellissimo. E parlando invece della composizione musicale, credo che tu ti stia, man mano che vai avanti, ritrovando sempre di più. Sì, è vero questa cosa, anche perché lo sai, ci conosciamo da tanto. Sì, io ho sempre avuto. Purtroppo. Purtroppo sì. Ho sempre avuto due piedi, nel senso, lo dico sempre, mio padre che è molto indie, se così vogliamo definirlo, e mia madre invece che è molto pop, Massimo Ranieri, proprio la musica quella italiana. Loro che dicono? Loro in questo periodo sto spingendo più verso mio padre, soprattutto da quando ho firmato con Inri, con l'etichetta, ed è stato un bel traguardo questo. Sto andando, sì, verso quello più... Sono bravi, sono... Sì, sì. Beh, sì, 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 sono forti, c'è Levante, Exotago, Dardust, ma adesso c'è Dente, Zibba, comunque veramente un'etichetta di tutto rispetto. Certo. Sono entrato io un po' a rovinarla. No, in realtà sì, come dici tu, sì, sto raggiungendo sempre di più un'idea personale di musica, e sto prendendo un po' il lato di mio padre, quindi quello indie, cantautorale, diciamo così. Ecco, queste nuove composizioni cosa andranno a creare? Un nuovo disco? Guarda, si fa difficoltà a parlare di disco, okay, di okay. album, si okay. fa un po' di difficoltà, sono tanti piccoli pezzi di un puzzle che adesso sono su Spotify, entrano nelle playlist, tutto è entrata proprio in scuola indie di Spotify, quindi tutta roba bella ufficiale. Sì, si spera che insieme ad altre canzoni che già ovviamente ci sono provini ancora, si spera che andranno a formare sì, un album completo, anche perché gli artisti nell'album poi vanno ad esprimere un concetto, sia a livello di grafica, a livello di suono, a livello di proprio di scelta della tracklist dei brani.
Adesso è un po' cambiato questo momento storico musicale, quindi si preferisce uscire così a pezzettini, però va bene così, stiamo al gioco. Ok, in tutto, parlando dei testi invece, tutto è molto, molto bello, anche se mantieni sempre quel tono un po', non dico scanzonato, ma quasi pop, no? Anche se è un messaggio importante, sì, è sì, anche pop pesante, nel senso sì, che, sì, sì, è vero, ci sono dei messaggi forti. In realtà, sì, è anche un po' ironico come sono poi io nella vita. In realtà, sì, è nato anche da un giochino, perché accostando il titolo al mio nome d'arte, Molla Tutto, è un po' così una presa in giro. Però no, in realtà il brano, sì, io lo definisco una sorta di bigliettino da visita, in cui io mi descrivo, dico sono l'amante, sono una storia, mi descrivo molto bene, ovviamente sempre facendolo in maniera come la vedo io la vita, quindi un bicchiere sempre mezzo pieno, quindi un messaggio abbastanza positivo. Però sì, dico anche delle cose abbastanza importanti, nel senso che comunque è vero, e credo anche nel tuo caso, in tantissimi altri casi ci ritroviamo davvero a fare tutto da solo, e quindi io lo ripeto come slogan: tutto da solo, tutto da solo. Invece Super Pizza? Ma Super Pizza è nel mio cuore adesso, l'ho mangiata ieri sera, è uscita proprio ieri e quindi è freschissima, sono molto contento, è una canzone a cui tengo tantissimo, che ho scritto ma meno di un anno fa, e ho fatto sentire questo provino a Tom Beaver, che è il produttore di Pescara, molto molto bravo, con cui avevo collaborato anche su 21 Orizzontale, che è stato il mio primo singolo con Inri, ed è nata questa canzone a cui veramente ci tengo tantissimo, è una sorta di dedica, proprio qui si parla, ecco, di amore. Esatto, in ma tutte le forme. Di cosa parla Super Pizza? Perché poi... Guarda, sì, è una dedica, ognuno ovviamente lo può dedicare a chi vuole. Io è nato tutto da una serata in pizzeria, e poi uscendo io sai come si fa, il famoso gesto che metti le mani in tasca per trovare magari le chiavi o qualcosa che dimentichi, ho trovato questo scontrino, e questo scontrino era veramente di 5-6 anni prima, addirittura con la data e tutto, col prezzo, e quindi da quello scontrino poi mi sono venuti in mente tantissimi ricordi di un momento molto importante della mia vita, e ho detto vabbè, da questa storia, da questo scontrino inutile che stavo per buttare, ci scriviamo una canzone in cui veramente raccontiamo questo momento. È comunque una dedica d'amore davvero, ognuno lo può fare a chi vuole, nel senso io lo faccio alla mia compagna, certo. Però ognuno lo può fare, tu lo puoi fare pure alla radio, lo puoi fare alla, non lo so, a casa tua, lo puoi fare una dedica al tuo chitarrista, una dedica, ognuno la può dedicare a chi vuole. Però è una canzone molto, con un bel ritornellone, veramente molto serio, aperto. E... Sì, sì, adesso ce l'ascoltiamo. Tra l'altro volevo sottolineare, facendo anche un po' lo sbruffone, che in tempo reale, da bravissimo stalker, ho mandato poco dopo il pezzo in onda. Infatti ieri è successo, cioè mi hanno scritto: ma Molla, ma sei sicuro? Ma non è che vedi che l'hanno già mandato in radio, ma le denunciamoli. No, no, è tutto a posto, è solo il potere di Carlo Chicco. Allora, io Luca, io ti ringrazio tantissimo di essere Grazie venuto te, qui in studio da noi, e vorrei che salutassi gli ascoltatori di RKO e lanciassi Super Pizza. Assolutamente sì, saluto tutti gli amici di RKO, vi seguo, vi stimo e ci vedremo molto presto. Questa è la mia ultima canzone, si intitola Super Pizza. Lasciami cadere, non importa se mi farò male, te l'ho promesso, quel regalo di Natale. Andremo in centro e ti comprerò il mondo, da tenere al dito o solo per ricordo. Raccontami di te, dei tuoi silenzi, le manie, dei pomeriggi persi a dirsi in faccia le bugie, di tutte le giornate, dei pranzi al McDonald's, quella tenerezza, i tuoi capelli fra le lenzuola. Raccontami di te, dove sei stata, sei sparita, hai perso pure il conto in quante case sei finita, e non venirmi a dire che va tutto male, si aprì la finestra, fuori c'è anche il mare, cos'altro vuoi guardare?
Non so se ti ricordi dove eravamo l'altra estate. Ho trovato lo scontrino della pizza mangiato in riva al mare. Ho controllato bene nelle tasche piccole dei jeans. Ci sono altri ricordi. Raccontami di te, dei tuoi silenzi, le manie, dei pomeriggi persi a dirsi in faccia le bugie, di tutte le giornate, dei pranzi al McDonald's, quella tenerezza, i tuoi capelli fra le lenzuola. Raccontami di te, dove sei stata, sei sparita, hai perso pure il conto in quante case sei finita, e non venirmi a dire che va tutto male, si apri la finestra, fuori c'è anche il mare, cos'altro vuoi guardare? Ti conosco così bene che lo so che se ti tagli i capelli anche un po', da domani piangerai finché lunghi non li avrai, finché tutti non li avrai. Papà, papà, papà. Raccontami di te, dei tuoi silenzi, le manie, dei pomeriggi persi a dirsi in faccia le bugie, di tutte le giornate, dei pranzi al McDonald's, quella tenerezza, i tuoi capelli fra le lenzuola. Raccontami di te, dove sei stata, sei sparita, hai perso pure il conto in quante case sei finita, e non venirmi a dire che va tutto male, si apri la finestra, fuori c'è anche il mare, cos'altro vuoi guardare? Avant Pop. Io
Ringrazio ancora Molla per l'intervista e vorrei ringraziare anche voi ascoltatori, perché stavo guardando i dati di ascolto e in un mese e mezzo, sono quasi due mesi che stiamo programmando, e abbiamo insomma superato gli 11.800 ascoltatori, quindi io sono molto contento. Tra l'altro non è ancora partito tutto il palinsesto, quindi vi ringrazio, grazie veramente tanto, e grazie ai ragazzi che ci scrivono. Infatti in questo momento sono abbastanza subissato da messaggi, ma di musicisti da tutta l'Italia, e questo mi fa un gran piacere. Dicevo, Ziget Festival, adesso torniamo all'interno di Avant Pop. Ziget Festival che ha appena vinto il Best Overseas Festival in Inghilterra e lancia questa campagna di raccolta fondi, no? Con la l'Onlus Europeo Superstar, e attraverso la vendita di setlist, foto, dischi in vinile autografati dagli headliner del festival. Quindi potrei citare The Sheeran, c'è Florence The Machine, c'è Foo Fighters, Post Malone, The National, 21 Pilots, insomma ce ne sono tanti. E tutta l'iniziativa, ecco, l'ho appena postata questa notizia sulla nostra pagina www.rcaponeir.com, quindi lì trovate tutte le informazioni. Lo dico anche per i collezionisti, però insomma è un'iniziativa molto interessante e importante. A parte lo Ziget, allora oggi parte, parlando di programmazione di RKO, vi ricordo che oggi partirà un nuovo spazio. E, tra pochissimo, insomma, parleremo con Tobia Lamare, che ci racconterà del suo nuovo lavoro, poi sarà in diretta con il suo programma, ma subito dopo Tobia, alle 17, parte un nuovo programma in lingua inglese, condotto da Jay Barnes, che saluto, e un nuovo programma che aprirà l'anno prossimo una fascia tutta in lingua, quindi preparatevi a cose molto strane qui su RKO. E, domani sera invece, dalle 21:30 circa, saremo in diretta dal Teatro Forum di Bari per trasmettere il concerto di Checco Fornarelli, quindi restate sintonizzati. Io poi ovviamente subito dopo andrò a mettere qualche disco al Cabaret Voltaire, ma delle serate parliamo tra pochissimo.
listening to RKO Radio. E per RKO dall'altra parte del telefono c'è Tobia Lamare, che praticamente sei sempre qui on air, no? Su RKO, benvenuto. Grazie. Qui per insomma parlare del tuo disco, perché insomma è uscito il tuo nuovo album Songs from the Present Time, che, scusami il gioco di parole, presenterai sabato prossimo, sabato 21 dicembre alle manifatture Knoss di Lecce, e ti ringrazio ovviamente per avermi regalato il vinile. Dimmi invece, ecco, come ci sei arrivato, come hai lavorato su questo disco? Allora, questo è un disco che è nato in tour viaggiando, e la maggior parte dei pezzi li ho scritti e li ho arrangiati con la band proprio mentre eravamo in viaggio. Ho suonato spesso negli ultimi 2 anni, e la cosa più semplice da fare era riuscire a portare i pezzi dal vivo e provarli e testarli direttamente. Anche perché sono stati scritti in movimento, diciamo, quindi in diverse città sono stati ispirati da gente, da luoghi, da situazioni che abbiamo vissuto e che erano, fortunatamente siamo riusciti ad andare in bei posti, ma soprattutto che ci hanno ispirato appunto nuova musica. Quindi un disco che ha un po' il cuore in alcune parti d'Italia, ma poi soprattutto a Nashville in Irlanda, dove siamo stati 4 volte negli ultimi anni, e in altre parti, anche nella nostra città. Beh, anche Frigole a questo punto. Anche Frigole, io dico the hot beach of Frigole. Esatto, ormai, e tutti chiamano Hazard qui ormai, perché avendo ascoltato per radio, esatto. Ma cosa va a combinare poi i diversi stili musicali? Nel senso che tu hai una parte di te appunto da cantautore, no? Folk, un po' alla Dylan, sì. Poi anche la passione per il surf, per poi arrivare anche alla passione per Bruce Springsteen, che citi spesso e volentieri durante il programma. Sì, vabbè, il boss è una, diciamo, è una passione che mi è nata, diciamo, dopo che avevo già conosciuto gran parte della musica che ascolto anche adesso, perché mi era stato regalato un CD tantissimi anni fa e mi hanno detto: guarda che quest'album è veramente figo, era Darkness di Edge of Town, e io Springsteen lo conoscevo solamente per appunto i grandi classici, grandi classici che erano arrivati in radio in Italia, quindi non conoscevo niente, conoscevo nulla. E poi ho ascoltato quell'album, ho iniziato a appassionarmi ai testi soprattutto, e ho scoperto un autore incredibile di storie, e poi vabbè, ci rimani un po' intrappolato. Quindi certo. Poi quando ho scoperto anche tutta la sua passione per il suono degli anni 70, per il garage, è quello che poi, per un suono sporco, mi ha fatto anche da apripista per tutta la musica, quella che viene chiamata americana, sì. Detta con accento di oltreoceano, quindi poi si spianava proprio la strada. Ma io sono stato sempre grande ricercatore nei meandri, diciamo, del folk, del songwriting, tra Carole King e Jackson Brown, per dire il più. E quindi poi tutto questo si miscela con gli altri ascolti di sempre, mm-hmm. con i Cure, con altre varie ed eventuali, ed è uscito l'album. È proprio un mix. Esatto. Ecco, Songs from the Present Time cosa racconta? Sono canzoni che fanno riferimento a delle emozioni. Quello che ho pensato mentre scrivevo i brani, sono tutti brani che parlano di sentimenti, no? Quindi sono sia storie d'amore, storie di vita, di morte, e quindi ho capito che, nonostante, diciamo, tutto quello che può succedere nel mondo, no? Che possono essere dalle grandi guerre che abbiamo avuto nel secolo scorso a
tutti gli esodi, a tutte le storie d'amore tranciate. Comunque il dolore e l'amore hanno la stessa valenza, sempre la stessa valenza, no? Sono emozioni che sempre contemporanee. Un cuore spezzato è un cuore spezzato sia nel 1930 che nel 2015, allo stesso modo. E quindi, anche se ci stanno storie che parlano del passato, queste per me sono le canzoni per il tempo presente. Ecco, sabato nella presentazione, non, a parte appunto con la band che salutiamo, non sarai da solo. Chi ci sarà con te? Sì, ci sarà la band al completo, diciamo siamo in sei, quindi anche con la sezione fiati, il nuovo chitarrista, basso, batteria, ma poi ci saranno anche delle persone cui andremo a leggere qualcosa, a parte una parte di miei testi, perché poi il problema a volte che si crea nel cantare in inglese in Italia è che durante i concerti molto spesso il testo passa in secondo piano, e per me invece è una parte fondamentale del disco, soprattutto di questo disco. Quindi ci saranno Alessio Urzoleo, Massimiliano Manieri, Dario Goffredo, Barbara Toma, che mi aiuteranno a fare conoscere, diciamo, questa parte che in Italia, diciamo, dal vivo è un po' più nascosta, quindi per far riconoscere appieno le canzoni. Leggevo anche insomma, hai citato un po' di amici, no? Ennio Ciotta anche, se non sbaglio, devo aver letto. Sì, Ennio Ciotta, sì, sì. Okay. Ennio Ciotta, sì, sì. Ti stavi dimenticando. uno di quelli che conosco da più tempo. Sì, 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 Ennio Ciotta ci aiuterà a presentare tutto quanto. Un amico, un giornalista musicale, e lui mi conosce dagli anni degli Psycho Sun, forse non avevo fatto nemmeno ancora il primo disco, quindi diciamo una delle persone che musicalmente mi conosce meglio nella zona, e che sicuramente può aiutarmi a fare parlare e a presentare in maniera giusta il disco. Ok, Tobia, io ti ringrazio, poi ovviamente ti lascio con il tuo programma radio, e insomma lo ricordiamo, sabato sera a Manifattura Egnos a Lecce, con appunto la presentazione di questo tuo nuovo lavoro. Grazie Tobia. Grazie Carlo. A dopo, ciao.
Beh, effettivamente ascoltando Dada e del nuovo disco di Tobia Lamare, effettivamente si sentono i Cure. Quindi Tobia Lamare, tra pochissimo, in diretta su RKO. Giustamente un ascoltatore mi diceva: sì, però la Superstar che cos'è esattamente? Quindi dicevo che proprio questa mattina alle 11, proprio oggi, è partita questa iniziativa interessante da parte della Superstar, insomma dischi firmati, dicevo prima, di Ed Sheeran, Florence and the Machine, Foo Fighters, Post Malone, The National, 21 Pilots, in vendita sul web shop dello Ziget. E Superstar è un'associazione che punta a promuovere l'eguaglianza sociale attraverso la promozione della musica, creando strutture di educazione musicale accessibile a tutti. Questo lo trovate però anche sulla nostra pagina www.rkponer.com, lo sto postando un po' su tutte le nostre pagine. E diciamo di serata, allora ho ricordato quella del 21 sera, sabato sera al Cabaret Voltaire di Bari, poi il 24 mattina, consueto appuntamento con la vigilia di Natale, sarò al Caffè Nero nel Borgo Antico di Bari, e il 25 sera invece super party di Natale al Garage Sound. Avant-pop.
Avanpop, Carlo Chicco in... in voce e The Circus in sottofondo. E, per qualsiasi aggiornamento ovviamente seguite le nostre pagine social, soprattutto quella Facebook, oppure www.rkpnair.com, perché le attività sono tante e poi insomma tutte le informazioni per le serate, gli articoli, poi tra l'altro ecco per esempio oggi che c'è questa manifestazione interessantissima, è imperdibile, purtroppo Matera è totalmente bloccata, però si chiude quindi il ciclo di Matera Capitale Europea della Cultura con un grande show in cui ci sarà insomma Manuel Agnelli e company, potrei dire, saluto anche insomma Manuel e Rodrigo, ma non soltanto loro, ci sarà Daniele Silvestri, Carmen Consoli, c'è Damon Albarn, so che per Damon Albarn hanno bloccato praticamente tutto, ma la manifestazione andrà in diretta e credo che ci sia proprio un link YouTube, cercheremo di postarlo sulla pagina di RKO su Facebook, quindi potrete seguire live questo spettacolo. Detto questo, l'appuntamento con Avanpop rinviato per l'ultima puntata lunedì prossimo alle 15, ciao da Carlo Chicco. Yeah.
listening to RKO Radio.